Ci ha parlato di pace, pace ai vicini e pace ai lontani, pace con Dio, pace dentro di voi, pace tra di voi. Questa pace è frutto di una lotta tremenda. Esistono tre modi di fare pace, o meglio di illudersi di fare pace. C'è una pace che si ottiene quando si elimina l'avversario. Allora è il predominio di noi stessi, come individuo, come casta, categorie di persone, gruppo, stato. È la cosiddetta Pax Romana di cui parlava Tacito. Ubi desertum faciunt ibi pacem appellant. Dove fanno il deserto, ivi dicono pace. Così è detto. La Gallia è stata ridotta alla pace, sì, perché sono state eliminate tutti i capi. E così anche nell'Africa romana aveva ricondotto la pace. E così anche nelle parti dell'Ungheria, Transilvania, sono stati eliminati i capi, la pace è stata ritrovata. Non è questa la pace di cui parla il Signore, questo è il predominio della forza, e non è la pace. L'oppressione del nemico, ossia di colui che ci avversa, che viene messo a tacere o viene prostrato, gli viene chiusa la bocca, gli vengono legate le mani e i piedi e non si può muovere più, e questa è pace, non è pace. In apparenza è pace, ma non è pace. C'è una seconda maniera di fare pace, ed è lasciar correre. Si suol dire pro bonum pacis, per il bene della pace, e lasciamo correre. E allora si permette agli altri, ai cattivi, di predominare, si permette al male di infiltrarsi e rodere il bene. Questo non è pace, perché è favorire il male, favorire i cattivi. È una pace illusoria. È chiaro che ci vuole molta prudenza, però chi vuole ottenere la pace indulgendo al male, permettendo il male, non otterrebbe la pace, ma il predominio degli altri, dei cattivi. Nel primo caso è il predominio proprio, nel secondo caso per pusillanimità è il predominio degli altri, dei cattivi. E c'è un terzo modo di fare pace, di avere la pace, ma questo terzo modo è frutto di una lotta tremenda, che dobbiamo ingaggiare contro il male. Nel silenzio è una lotta che costa talvolta la vita. Lottare per la pace. Come si lotta per la pace? Si lotta contro noi stessi. Alle volte noi perdiamo la pazienza.
Alle volte abbiamo delle ragioni da far valere, alle volte abbiamo l'impulso e dobbiamo lottare contro le stesse, perché questo nostro modo di sentire non nuoce alla pace. È una lotta tremenda contro noi stessi per mantenere la pace. È una lotta contro lo spirito di contesa, lo spirito di rivalità, lo spirito del dissenso, della critica, della mormorazione che facilmente può avvenire negli altri. E bisogna lottare solamente per eliminare lo spirito di contesa, il tremendo spirito di giudizio che è il capo dei sette fratelli, che porta a distruzione in un gruppo. E bisogna lottare, lottare per mantenere la pace contro questi spiriti cattivi. Sono spiriti dell'uomo, perché non prevalgano, per cui lotta contro noi stessi, lotta contro l'uomo cattivo che serpeggia negli altri, che bisogna individuare con cautela, con prudenza, ma lotta, lotta continua. Poi c'è una lotta contro il maligno. Noi non ce ne accorgiamo. Ma è il maligno che serpeggia, che vuole la distruzione, la divisione, la confusione, che suscita lo zelo per nascondere se stesso. Diceva un santo padre, lo zelo ai sudditi lo ispira il diavolo, ai superiori Dio. Tante volte per zelo si muovono gli animi, non è il Signore, non è il Signore, qualche volta il Signore, ma tante volte il maligno che inganna. E allora bisogna lottare contro il maligno in tutte le sue manifestazioni, e qui ci vuole molto discernimento per sapere dove soffre il maligno, di chi si serve il maligno per portare la guerra e distruggere la pace. E c'è una quarta lotta, lotta con Dio per mantenere la pace. Lotta, questa lotta si fa nella preghiera, lottare in ginocchio con Dio, perché frutto della preghiera la pace. La pace va pregata, è un dono che scende dall'alto. Pace in terra agli uomini di buona volontà, è una pace che scende dall'alto, è la pace di Cristo che si offre come Goel, come riscatto per la pace, come detto in un testo agli Efesini, che rievoca un testo 57 di Isaia, dove dette così che Gesù è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, che ha abbattuto il muro di separazione che era fra mezzo, cioè l'inimicizia, annullando per mezzo della sua carne tutto ciò che divideva, per creare in se stesso un solo uomo nuovo, facendo la pace e riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, per mezzo della croce, distruggendo in se stesso l'inimicizia. Egli per questo è venuto a portare e annunciare la pace, qui stesso di Isaia, a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo di lui possiamo presentarci gli uni e gli altri al Padre,
in un solo spirito. Questa è la vera pace. Lottare con Dio, offrendo se stesso in Cristo. Colui che ha lottato e offerto se stesso e nella croce ha ricondotto gli uomini alla pace con Dio, alla pace tra di loro e alla pace con se stessi. È questa pace che noi dobbiamo pregare, che come vi ho detto è frutto di lotta, lotta contro noi stessi, lotta contro l'uomo vecchio, lotta contro il demonio e lotta con Dio per ottenere da Lui, offrendo noi stessi il riscatto, la pace che è dono suo. Sì, o Signore Gesù, Tu hai offerto Te stesso per darci la pace. E il testo isaiano conclude: non c'è pace per gli empi, solo per gli empi non c'è pace, ma per chi crede in Te, per chi Ti adora, per chi Ti riconosce, Signore, ecco scenda la pace che è frutto di preghiera, frutto di offerta, che più è un dono Tuo che è una conquista degli uomini. Amen. Ecco, spirito la sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. I discepoli gioirono al vedere il Signore, e Gesù disse loro ancora: pace a voi. O Signore Gesù, come quella sera, Tu sei entrato nel luogo a vedere i discepoli, così questa sera vuoi entrare in questo luogo, e mostrando le Tue mani, prezzo della pace, mostrando il Tuo cuore squarciato, prezzo della pace, dicesti: la pace sia con voi, la pace sia con voi. Signore, donaci la pace, mostra ancora il Tuo costato aperto, le Tue mani aperte, i Tuoi chiodi che hanno traforato, le mani e i piedi, e dici: la pace sia con voi. Alita su di noi il Tuo spirito, che è spirito di pace, e donaci la pace che scende da Te, dal Tuo sacrificio sulla croce. Lode e gloria a Te, Signore. Dare la pace nel paese, Signore. Ecco, il Signore ci dà un testo, Levitico 26, 6, 8. Io stabilirò la pace nel paese. Nessuno vi incuterà terrore. Vi coricherete e farò sparire dal paese le bestie malvagie, e la spada non passerà per il vostro paese. Voi insegnerete, inseguirete i vostri nemici, ed essi cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. 5 di voi ne inseguiranno 100, 100 di voi ne inseguiranno 10.000, e i vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. Io mi volgerò a voi, vi renderò fecondi, e vi moltiplicherò, e confermerò la mia alleanza con voi. Signore, Tu stabilirai la pace nel paese, eliminerai il male, eliminerai i nemici che ci combattono, i nemici spirituali. Tu porterai la pace, la concordia, la tranquillità, e noi mangeremo il frutto della terra che Tu ci darai. Mangeremo la Tua pace, la Tua gioia, la Tua serenità,
il frutto dello Spirito. Lode e gloria a te, o Signore. Chiediamo al Signore la nostra pace. Chiediamo al Signore, apriamo il cuore, apriamo le labbra. Voi che siete senza pace, noi che siamo senza pace, gridiamo al Signore, dammi la pace, Signore. Dammi la pace, Signore. La pace del cuore, la pace in famiglia, la pace con mia moglie, la pace con mio marito, la pace con i miei figli, la pace con i miei vicini. Dammi la pace, Signore. Ognuno di voi gridi al Signore ed egli ci ascolterà. Gesù, dammi la pace del cuore. Gesù, porta la pace nel gruppo nostro. Noi ti chiediamo la pace, da noi non ce la facciamo. Porta la pace, Signore, in mezzo a noi. Gridate al Signore, ognuno grida la pace, chieda la pace. Avete un cuore, avete una bocca, e la pace è un dono di Dio, chiediamola al Signore. È il sacerdote quando inizia la santa liturgia della messa dice la pace sia con voi e il popolo risponde con il tuo spirito. Tu vuoi che celebriamo la liturgia di lode con la pace. È per questo che tu vuoi la pace in mezzo a noi. Dacci la pace, Signore, un dono incommensurabile la pace. Tu sei la pace, Signore. Dacci te stesso, Signore, pacifica il nostro cuore. Signore, ho visto le tue vie, ma voglio sanarlo, voglio guidarlo, voglio offrirgli consolazione. Ai suoi afflitti io pongo sulle labbra pace, pace lontani e pace vicini, dice il Signore, io li guarirò. Grazie Signore, perché tu vuoi dare pace, pace vicini, pace lontani, e questo è frutto della tua guarigione. Signore, siamo ammalati tutti, abbiamo bisogno di essere pacificati, di essere guariti da te. Signore, dacci la guarigione della pace, i nostri cuori siano guariti da te. Dacci la tua consolazione, la tua quiete. Dacci la pace, Signore, pace dentro di noi, pace tra di noi. Dacci la pace, Signore. Alleluia, alleluia. Vediamo un momento e facciamo il punto su quanto ci ha detto il Signore. Sintesi della preghiera, il Signore ci ha dato il dono, perché la preghiera è un dono, non è fabbricata da noi, non è confezionata da noi, ma è un dono che scende dall'alto al momento opportuno. Il Signore ci ha dato il dono della preghiera per la pace. Ci ha fatto invocare la pace con due bei canti nello Spirito. Ci ha dato dei bellissimi testi sulla pace. E adesso ci ha fatto chiedere la pace. La preghiera ha avuto molta risonanza perché qui ci sono una decina, forse più, di biglietti con citazioni di passi biblici. Sono preghiere o testi suggeriti dallo Spirito, oppure testi che hanno avuto risonanza dentro di noi e hanno ricordato dei testi biblici. E poi ci sono qui tre preghiere pervenute dalla sala dove si chiede la pace al Signore, segno che
la preghiera è stata sentita, che l'argomento della pace è un argomento che ci lega tutti, ci attanaglia tutti, perché pace non ne abbiamo e pace noi desideriamo ardentemente. Non abbiamo pace dentro di noi, pace in famiglia, pace attorno a noi. Quanti nemici inchini la nostra pace. Preghiamo pertanto il Signore che abbiamo la pace dentro di noi e siamo portatori di pace. Il patriarca San Francesco ricevette dal Signore il saluto che i frati dovevano dare. Pace e bene, pace e bene. E nella piazza di Assisi, quando lui già aveva composto il canto delle creature, egli mandò i suoi frati a cantare, perché non c'era pace tra il vescovo e il sindaco, cioè il potestà, ossia tra la parte civile e la parte ecclesiastica della guerra. E allora i frati andarono in piazza e il patriarca San Francesco compose l'ultima strofe del cantico di Frate Sole, beati coloro che perdonano le offese, beati coloro che amano la pace, e allora il potestà e il vescovo scesero e fecero pace al canto dei frati, dei fraticelli scalzi. Questo noi dobbiamo predicare e portare nel mondo, evangelizzare la pace. Ecco, allora chiudiamo con una preghiera che qui hanno deposto sull'altare, una delle tante preghiere che dice così, Padre Santo, anche io ti chiedo la pace nella mia famiglia, nel mio cuore. Voglio essere gioioso in te. Ti prego per la intelligenza e sapienza e carità di Alessia, non sappiamo. Sconfiggi i nostri nemici che ci opprimono. Ti chiedo la mia conversione e di quelli che ci fanno morire, che ci invidiano e ci vogliono distruggere con la loro malvagità. Perdonami, fa che i parenti di mio marito perdonino la parola di mia madre detta 26 anni fa. Tante volte noi non dimentichiamo una parola, la ricordiamo sempre, ricordiamo sempre, ricordiamo sempre, ed è fonte, scaturigine di sconvolgimenti, di rovine interiore, di guerra, di distille, una parola. Fa che possano capire che la situazione di allora è veramente dimenticare, fa che mio marito possa sistemare tutto come Dio vuole, che venda la casa e il terreno, affitti la casa, ti prego per il matrimonio di Olivia e di Giuseppe. Signore, dacci la pace, te lo preghiamo. Ecco, è un accorato appello al Signore, un'accorata preghiera di donare la pace. Bene, di queste preghiere ce ne sono diverse. Ma tutti, penso, dentro il nostro cuore, abbiamo desiderato la pace. Ma la pace va pregata e la pace va donata. Vuoi tu la pace? Dona la pace. E allora noi ci alziamo, ci diamo la mano e ci auguriamo la pace. La pace del Signore sia sempre con voi.